Salve a tutti, bentornati in questo nuovo ragazzi di questo. Vi spiego come risolvere il problema riguardo alle casse che non funzionano sul PC, quindi non riproducono così l'audio, quindi l'audio non esce, però la barra, quindi la tacchetta verde si alza e scende, però da queste casse non esce nessun audio. Quindi in questo caso tu prendi così le tue casse. Andiamo così a collegarle al nostro PC, quindi in questo caso le mie casse dispongono di un cavo USB e di un cavo jack. Ovviamente il cavo jack è questo qui. Quindi io adesso vado un attimo a inserire, come puoi vedere, sto inserendo il cavo jack. Questo è il cavo jack, quindi inserisci il cavo jack al monitor. Quindi se non dovesse funzionare, ricollega di nuovo il cavo jack, eccolo qua, abbiamo connesso così il cavo jack e adesso andiamo. Colleghiamo così pure il cavo USB. Ora, se avete connesso così il cavo USB e il cavo jack, si è sentito tipo un botto attraverso le casse e il monitor, vuol dire che l'audio funziona. Quindi in questo caso andiamo direttamente nelle impostazioni di Windows. Impostazioni audio. Eccole qua. Andiamo direttamente su altre impostazioni audio. Ed eccole qua. Quindi in questo caso avete collegato così le vostre casse al vostro monitor. Io ho collegato le casse al monitor Dell. Quindi adesso se faccio una prova. Si sentono così le casse. E qua è configurato. Quindi se a te c'è scritto disabilita, metti abilita. Abilita. Poi, una volta fatto tasto destro sopra, metti imposta come dispositivo predefinito e imposta come dispositivo di comunicazione predefinito, uno di questi due. E lo imposti come dispositivo predefinito di comunicazione. Eccolo qua. Se non dovesse funzionare ancora, andiamo direttamente su problemi, quindi impostazione di risoluzione dei problemi, altri strumenti di risoluzione dei problemi. Fai audio e fai esegui. Abbiamo il tuo consenso a seguire la diagnostica automatica per provare a risolvere il tuo problema? Fai sì. Si sente un beep, vuol dire che l'audio sulle casse funziona. Durante la scansione abbiamo messo un segnale acustico, il beep, e fai sì, si è sentito. Non sono riuscito a trovare il problema perché qui non c'è nessun problema. Posso eseguire nuovamente la scansione per cercare di trovare il problema? Fai sì. Ovviamente sarai in grado di parlare con un agente dopo aver fornito un feedback, quindi fornire feedback, oppure parla con un agente. E basta. Quindi per altri problemi ancora, scrivimi direttamente sotto al video. Se hai problemi, cercherò di fare un'altra guida. In alto a destra nelle schede ci sono altri tutorial su come risolvere i problemi riguardo all'audio. E qui invece abbiamo risolto il problema riguardo alle casse. Riguardo a collegarle, riguardo a usare bene le impostazioni di audio e come metterle come dispositivo predefinito di comunicazione. E funzionano benissimo. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!